Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci ritroviamo qua per un altro video a tema zero waste, più o meno a tema anti-haul, mettiamola così. E voglio parlare in particolare di una cosa chiamata 24 Hours Challenge, ovvero le challenge da 24 ore in cui la gente si mette a fare cose in 24 ore, qualsiasi cosa. Io in questo video voglio limitarmi al parlare del zero waste e anche magari mettere in mezzo il 24 ore da vegani o robe simili. So che avevo detto che non avrei mai parlato di questo argomento, soprattutto vegetariani, vegani, eccetera, eccetera, ma voglio farlo in questa cosa per fare un appunto. Però sarà principalmente incentrato sul zero waste. Allora, forse sapete bene a quale video mi riferisco, ma comunque non ce n'è solo un video sul 24 ore senza plastica o 24 ore zero waste, ne ho visti tanti altri. Il problema delle 24 ore, cioè il mio problema sta nelle 24 ore, non sta nel fare la challenge zero waste, perché c'è gente che ha fatto zero waste per un mese, zero waste per una settimana, che trovo già sia un lasso di tempo molto più utile nel capire se effettivamente questo stile di vita fa per voi, se questo stile di vita è complicato, se questo stile di vita è facile, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per me le 24 ore challenge è una cosa molto molto inutile e vi dirò assolutamente il perché. Allora, primissima cosa, ho visto parecchi video fare questa challenge di 24 ore e nel fare questa challenge di 24 ore tantissima gente ha comprato un sacco di cose zero waste. Quindi direte, beh, no. Perché questa gente ha comprato cose tipo borraccia, portapranzo, cannuccia, sacchettini di cotone, la tazza riutilizzabile, tutte queste cose che pensate al zero waste, solo per fare questa challenge effettivamente e vedere effettivamente come ci si trovano. Qual è il mio problema con questa cosa? Uno è che se tu compri queste cose e hai intenzione di usarle, ok, questa challenge ha un senso, ok, sono felice dopo aver deciso di fare questo passo, ma se tu compri queste cose semplicemente per fare questo video dove fai vedere la borraccia, la tazzina, la cannuccia, oh my god, è inutile perché hai comprato delle cose inutili che dopo non userai più e magari a un certo punto le butterai pure via, quindi questo è uno spreco totale. Seconda cosa, c'è un messaggio sbagliato dietro queste cose del comprare un botto di cose per essere zero waste. Per essere zero waste non hai bisogno di niente, va bene? Si inizia il zero waste con ciò che si ha. Poi giustamente si investe in delle cose utili, come per esempio la borraccia. Non avete un'altra bottiglia? Si investe in una borraccia. Un portapranzo? Sono sicura che abbiate una scatolina, un Tupperware di quelli in plastica per usarlo per portarvi pranzo? Non avete bisogno della scatolina di metallo. Non avete bisogno di quella cosa. La tazza riutilizzabile la userete giornalmente? Darete un buon uso? Ne avete veramente bisogno? Ci bisogna farsi queste domande. La cannuccia è una cosa che usate tutti i giorni? Vi serve comprare con la cannuccia? Quindi se la risposta è sì, ho bisogno di tutto questo, ok. Ma se la risposta è no, mi posso arrangiare con un barattolo e prenotarmi il caffè in un barattolo, sì, questo è l'atteggiamento giusto che si deve fare nel zero waste. Quindi, oltre a dare un messaggio sbagliato del tipo se vuoi essere zero waste hai bisogno di tutte le cose sciccose, cioè a un certo punto sta tipa aveva pure comprato lo zaino della... non so pronunciare quel nome... della... Quarter Raven, non lo so, è quello zaino che hanno tutti, che a un certo punto io mi chiedevo perché tutti hanno questo zaino. Ho scoperto che era uno zaino etico, quindi ero tipo, questo zaino è bruttissimo, però è etico, sono molto felice. Quindi a un certo punto ha comprato pure quello zaino, io ero tipo, ma tesoro, ma per essere zero waste ti serve uno zaino nuovo, ti serve uno zaino etico. Questo è perché c'è questa concezione sbagliata del che se vuoi essere zero waste hai bisogno di cose sostenibili. Sì, hai bisogno di cose sostenibili, nel senso quando... hai bisogno veramente di quelle cose sostenibili, ma se tu la borraccia ce l'hai già, se una scatola portapranzo ce l'hai già e che non è acciaio ma è plastica, va bene lo stesso perché stai comunque usando quella cosa senza sprecare soldi, senza comprare una cosa nuova che magari per te in quel momento è inutile. La cannuccia non è detto che tu abbia bisogno di cannuccia, io per esempio la cannuccia la usavo sempre, sempre, quindi io le cannucce ce le avevo già in casa anche prima di essere zero waste, proprio perché io le uso giornalmente. La tazza da caffè, bevi il caffè tutti i giorni, ti fermi sempre al baretto e vuoi la tazza, vivi in un paese in cui, tipo che non è l'Italia, in cui non è quasi concezione fermarsi al bar a bere il caffè,
allora ok, ti serve, ma altrimenti non ti serve. I sacchettini in cotone ti servono o c'hai dei sacchettini in plastica che puoi riutilizzare fino a un certo punto e poi darti alle cose in cotone? Bisogna sempre farsi queste domande e queste challenge danno questo messaggio sbagliato che se non hai tutte queste fighe instagrammabili allora non puoi essere Zero Waste, che non c'è cosa più sbagliata e mi dispiace che questi messaggi vengano dati a un pubblico così grande, perché comunque queste challenge vengono fatte da youtuber che hanno una grande piattaforma e mi urta il cazzo. Cosa facendo queste challenge da 24 ore, giustamente, oltre a dare il messaggio sbagliato che hai bisogno di qualsiasi cosa, dai anche il messaggio sbagliato del fare il Zero Waster costa troppo, perché magari, magari compri delle cose effettivamente da brand etici. Non è che quando entrate nel Zero Waste dovete per forza andare sui brand etici, però se posso darvi un consiglio, se riuscite a dare i vostri soldi effettivamente ai brand etici piuttosto che ai brand che fanno greenwashing, sarebbe molto più apprezzabile. Però allo stesso tempo io capisco che magari qualcuno non può permettersi di comprarsi una borsa di tela fatta in lino di bambù, una battuta, fatta magari in materiali buoni, riciclabili, di un brand molto etico, perché magari costa, che ne so, $40, cioè insomma, questo è un prezzo che io vi do così. Ci sono tantissime persone che fanno le borse in tela su Etsy, quindi date i vostri soldi a loro. Quindi magari qualcuno dice, io vado da H&M e prendo la borsa in tela, che magari non è la migliore qualità, però è una borsa in tela che verrà riutilizzata, utilizzata, riutilizzata fino alla morte. Approfittate anche dell'università, tante università danno le borse in tela gratis, ci sono degli eventi alle volte in cui potete andare e vi danno delle borse a caso gratis, se vi servono prendetele, perché non serve per forza che abbiate la borsa in tela con qualcosa di super fico solo per fare gli Zero Waste. Cioè una borsa normalissima di tela va benissimo. Io sono andata avanti per anni con una borsa di vinita lì perché mia madre ce l'aveva a caso per la casa, quindi c'è questo per farvi capire che non ero manco Zero Waste, semplicemente mi serviva una borsa di tela, cioè così. Quindi diciamo che danno anche informazioni sbagliate su questa cosa costa tantissimo, oppure oddio questa cosa costa tantissimo, quando in realtà non è vero, perché sono cose che tu compri, cioè magari a primo impatto dici una bottiglia riutilizzabile che costa 30 euro, minchia, io posso capire l'impatto che magari oddio 30 euro per una bottiglia, ma insomma su Amazon le posso trovare a 5 euro. E anche lì ritorno un po' il discorso, per favore, magari se riuscite a sostenere dei brand etici fatelo piuttosto che comprare una cosa da... Quindi dovete anche pensare di entrare in questa mentalità del sto confacendo questo acquisto per la vita praticamente, quindi a meno che non arrivi la sfiga suprema che perdete la vostra bottiglia, capisco che dite persona mia bottiglia da 40 euro e fa male, mi è già successo, però non era una bottiglia da 40 euro, era una bottiglia di cacchio, quindi vabbè... Però sì, dovete anche pensare al fatto che è una cosa che userete a lungo, come la borsa di tela, come la cannuccia, come la tazza. Tutte queste cose le utilizzerete praticamente per anni, cosa che una bottiglia di plastica non farà. La tazzina di caffè che usa e getta non succederà, cioè tutte queste cose le comprate per la vita, però giustamente queste persone non pensano a queste cose, loro pensano al prezzo iniziale che oh my god, e poi anche sta roba, ho speso 1000 euro per diventare Zero Waster, cioè raga minchia, non è che dovete comprare tutte le cose nella stessa giornata. Io sono andata per pari passo, ho detto qual è la cosa principale di cui ho bisogno in questo momento e sono andata per quello, cioè non dovete comprare tutte le cose, mettere tutto nel carrello e pagare milioni a primo impatto, aver paura, dice oddio sto pagando così tanti soldi, questo stile di vita non fa per me, oppure anche tipo andare ai supermercati e dire difficile vivere senza plastica perché è tutto in plastica, insomma ci sono comunque in tutti i supermercati ci sono comunque verdura, frutta sfusa, non tutto impacchettato, quindi lì è una scelta personale, vuoi evitare il packaging di plastica, vuoi evitare le cose inutili, le eviti se vuoi farlo, non perché ci sia una differenza di prezzo, cioè nel senso magari ci sono delle cose in cui c'è una piccola differenza di prezzo, ma allo stesso tempo non è che è una cosa che dici oh essere Zero Waster è difficile, cioè tu la scelta ce l'hai, sei semplicemente tu che decidi, vuoi la tua banana già tagliata in una scatola di plastica o vuoi la tua banana intera, cioè questo è, si tratta di scelte. Quindi diciamo che questi video io li trovo veramente veramente non utili, sono veramente dei video molto inutili perché danno pochissima informazione e secondo me danno anche informazioni sbagliate oltretutto, e magari spaventano pure la gente, perché già il Zero Waste spiegato da persone normalissime che sanno cosa significa
può far paura alla gente. Figuratevi qualcuno che fa una challenge da 24 ore e ti fa vedere che ha speso milioni, che è andato al supermercato e non ci ha trovato il pomodoro, non è, cioè, capiamoci, ecco, ci siamo. Volevo fare un appunto sul 24 ore da vegani o robe simili, perché anche quelli sono ridicoli per il fatto che anche sta gente va al supermercato e si compra tutte le cose vegan impacchettate in mille cose che costano fottuti di soldi, perché io evito tutte quelle cose del tipo gli hamburger vegani, me li faccio io, e il latte me lo faccio io, che anche quello in realtà non costa più del latte normale, non costa più del latte normale, o se costa costa un pochino di più del latte normale, oppure comprano tutte quelle cose dove ci sta scritto spiaccicato vegan, ma onestamente, secondo voi i vegani si nutrono veramente di tutte quelle schifezze che voi trovate al supermercato? Spoiler, no. Io sono vegetariana, però comunque mangio prevalentemente vegano a casa mia e a casa mia non troverete mai confezioni di salsicce vegane, bacon vegano, cose tipo strane con mille ingredienti sconosciuti alla vita vegani. Non troverete mai quelle cose a casa mia perché non mi piace comprare una per la confezione perché ci sono un sacco di cose confezionate, quindi è un sacco di spreco di plastica perché magari mettono due hamburger, plastica, cartone, plastica ancora. Ma non le compro anche per una questione che tante cose le posso fare a casa mia, magari non le salsicce vegane, ma cosa me ne frega a me delle salsicce vegane, ma onestamente, cioè va ben così. Alcune cose le ho assaggiate per curiosità, ma ci sono tante cose che sì, costano tanto, ma non pensiate che un vegano, un vegetariano mangi quelle cose, non pensate che uno vada al supermercato e dice adesso mi compro il formaggio di noccioline che costa 10 euro a 100 grammi, cioè non pensiate che ci nutriamo così, perché esistono tantissime cose là fuori che sono vegane. Pure nella cucina italiana, pazzesco! Quindi anche questo è disinformazione, danno tipo, ah, essere vegani costa un sacco di soldi, oh my god! Quando in realtà la mia spesa, cioè il costo della mia spesa è diminuito di tantissimo da quando compro la carne, non perché io comprassi la carne, i latticini, i formaggi, però qua i formaggi costano tantissimo, per esempio, magari voi in Italia per voi costa poco, ma qua i formaggi costano tantissimo e la carne costa ancora di più. Quindi non pensiate che essere vegani costi, anche questo è uno stereotipo, sono stereotipi veramente, e guarda, vi lascio e tipo qua sotto il canale di Cucina Botanica, Carlotta, lei ha fatto un sacco di video, lei è vegana, fa tutte le ricette vegane, ha fatto un sacco di video su sta roba degli stereotipi dei vegani, perché mi sta a cuore l'argomento, perché vabbè, io non sono vegana, sono vegetariana, ma comunque siamo là come stile di vita, e mi dispiace che ci siano questi video da challenge, 24 ore, vegano, che schifo essere vegani, che schifo questo cibo, che schifo, perché alla fine i vegani, i vegetariani cucinano nella loro vita, ma non comprano tutte le cose confezionate. Ci tenevo a fare questo appunto perché anche quelle challenge mi urtano un poco. Come ho già detto, chi fa la challenge per una settimana, per un mese, 3 mesi ha già più un senso perché danno delle informazioni effettivamente più giuste rispetto a chi fa 24 ore, perché in 24 ore non è possibile che tu abbia tutta la verità in mano. Io sono un nano che sono vegetariano, un nano che sono nel zero waste e comunque non ho ancora la verità assoluta in mano. Quindi sì, fly down con questi video, non date ascolto a quelle robe, guardateli per puro divertimento se proprio, ma se è un argomento al quale tenete e vedete la disinformazione, non date le views a questa gente. Sapete già, la gente la sapete già, si tratta di influencer che non gliene frega niente dell'ambiente, non gliene frega niente del zero waste, non frega niente dei vegani, non frega niente, e fanno queste challenge per puro fare cash, per puro intrattenimento, chiamiamolo intrattenimento, quindi vabbè. E niente, quindi se volete avere informazioni sul zero waste, guardate le persone serie che ne parlano, se volete vedere lo stile di vita di un vegano, perché magari vi interessa la cosa, guardatevi persone che parlano di quello, non quelli che fanno le challenge e danno informazioni sbagliate. Io ho finito di parlare e perso pure la voce, vedete come mi incacchio. E finisco il video qua. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!